che un tempo era poco più di un borgo e ora una cittadina industriale. Una cittadina che negli ultimi 20 anni, grazie soprattutto agli insediamenti industriali, è cresciuta al punto da triplicare la propria popolazione. Moltissimi sono i giovani a San Salvo, ma fra loro spesso mancano momenti di aggregazione. Proprio per questo l'assessorato alla cultura del comune ha organizzato per i prossimi mesi diverse manifestazioni. La prima si è tenuta ieri pomeriggio presso il centro culturale Aldo Moro con inizio alle ore 18. La movimentata manifestazione alla quale hanno partecipato centinaia di giovani si chiamava Rock Party e ha voluto essere per l'appunto la storia del rock attraverso la contestazione giovanile dal 68 al 90. In merito ai motivi che hanno appunto spinto l'amministrazione comunale ad organizzare la manifestazione, sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni l'assessore Sante Di Rocco. Senza dubbio questa è un'iniziativa di indubbio valore culturale. Questi giovani che hanno collaborato assieme a me per la realizzazione hanno mostrato molto interesse e anche passione nel rivedere un po' tutta la storia della musica del rock dal 68 ai giorni nostri. Un'iniziativa che ha visto la partecipazione di centinaia di giovani, come avete potuto osservare, e comunque ben riuscita. Prossimamente abbiamo altre iniziative in cantiere, forse più per i giovani in questa fase, e in particolare dei film su alcune tematiche quali la droga, i problemi esistenziali, i rapporti di vita, e poi abbiamo ancora per i giovani dei video, dei concerti musicali di alcuni cantautori italiani sempre qui al centro culturale. Penso che San Salvo abbia più fermenti culturali e anche noi facciamo la nostra parte.